E qua iniziamo con il nostro primo ospite, che ovviamente siamo stand di Camera di Commercio, andiamo a parlare di settori economici, e qui con noi Antonello Marzolla. Antonello, buona giornata. Buongiorno a voi, grazie. Tu, mattiniero in questo salone, sei entrato prestissimo, che clima stai vivendo? Sì, sono entrato presto perché pensavo di non fare la coda, invece ho fatto la coda ciò nonostante. E da torinese ne sono contento, perché vuol dire che è un evento che funziona, che continua a attrarre persone, tanti giovani, finalmente tanti giovani. Siamo abituati a vedere più capelli bianchi che capelli neri, e qui invece finalmente... Fino a quando si vedono i capelli bianchi, parlo per me ovviamente, e potrebbe ancora essere positivo. Cioè... Io li taglio, ma li ho. Io no, invece potrei dire lo stesso, ma non è così. Rappresenti, sei il presidente, APARC Usarci, quindi il mondo al di là delle sigle, degli acronimi vari, degli agenti di commercio. Vi è lo stesso mondo giovane che tu prima raccontavi qua al salone rispetto alla professione che tu eserciti, se non sbaglio, da oramai 40 anni? Allora, nel mondo sindacale ci teniamo molto alle etichette. Io sono il segretario dell'Usarci, non il presidente, perché altrimenti il mio presidente mi... S'arrabbia. Sì, si arrabbia moltissimo. S'arrabbia. Chiedo scusa al presidente pubblicamente, l'errore è mio ovviamente, non di Antonello. Allora, è una professione che non ha mai avuto grandi coinvolgimenti di giovani, nel senso che si arriva a questo tipo di attività, a una certa età, quindi noi intercettiamo persone nel nostro mondo sia associativo che professionale dai 35-40 anni in avanti. Quindi che hanno già dei percorsi professionali pregressi. Hanno già fatto altre cose, decidono di intraprendere un'attività che è di impresa, quindi con rischio di impresa, con investimenti, cosa che nel passato non capitava. Nel passato si prendeva la macchina della mamma, allora c'erano anche i giovani, sto parlando di tanti anni fa, e andavano in giro con un copia commissione e provavano a vendere. Oggi non è più così, il mercato è totalmente diverso, è un mercato molto più esigente, che chiede molto più servizi. Il prodotto diventa quasi un aspetto finale del mondo delle vendite. Prima del prodotto c'è il servizio, il post vendita eccetera, quindi richiede persone che abbiano un bagaglio di conoscenze importanti, ecco. È un lavoro che è cambiato tantissimo nel corso degli anni, no? Qua siamo nel Future Channel, e quindi un mestiere che cerca di intercettare, è obbligato a intercettare e a volte anche ad anticipare alcune linee rispetto al futuro. È un mondo che nel tempo ha avuto delle evoluzioni. Voi pensiate che il nostro mondo associativo nasce nel 1898 come associazione di mutuo soccorso degli agenti e viaggiatori piazzisti, la cui bandiera è conservata al Museo del Risorgimento, è tra le più belle bandiere conservate al Museo del Risorgimento italiano. Quindi la nostra storia è una storia profonda. E parliamo di momenti nei quali non esisteva distinzione tra gli intermediari, quindi per intermediari si intendevano per esempio i mediatori. Difatti chi è vecchio torinese ricorderà Piazza Bodoni, perché Piazza Bodoni era il luogo in cui si recavano i commercianti, gli agricoltori che arrivavano dalle province del Piemonte per andare a trattare i loro prodotti. Sui muri di Piazza Bodoni i mediatori scrivevano i prezzi. Era la borsa di commercio. Difatti, di fronte a Piazza Bodoni c'è ancora la borsa merci della Camera di Commercio, non è tanto lontano, è di rimpetto. Quindi diciamo che dal sensale, dal Marco Polo che faceva un po' commercio di spezie, il nostro mestiere, no? Si arriva oggi ad avere sfaccettature diverse nel mondo dell'intermediazione commerciale. Noi curiosamente diciamo che anche quel mondo a cavallo di internet che è fatto dagli influencer, in realtà è un mondo di intermediari e quindi di agenti di commercio pure loro, perché promuovono la conclusione delle vendite.
Lei ha parlato di un mercato più esigente, è diventato anche più arrogante il mercato nel frattempo? Ma arrogante, lei deve pensare che uno che fa questo mestiere qui non può pensare di avere dei clienti o delle aziende arroganti. Quando anche lo fossero, li maschera e fa diventare le aziende e i clienti simpatici, tanto più i clienti. Cioè il cliente è il principale bagaglio culturale e economico di un agente di commercio. Paradossalmente, io dico cliente, in realtà è cliente dell'azienda mandante. È l'azienda mandante che vende i prodotti e la gente propone la vendita. Cioè il valore di un agente di commercio sta nella propria rubrica. Il valore di un agente di commercio sta nella propria capacità di stare sul mercato oggi, di essere camaleontico, di saper captare quali sono le possibilità. Voglio farvi un esempio perché mi ha colpito, nonostante i miei tanti anni di lavoro all'interno del settore. Durante la pandemia un caro amico, che è uno dei più grossi operatori, più grossi intermediari nel settore del vino, mi mandò un invito via mail dicendomi che avrebbe fatto una presentazione e una degustazione di vino online. Io quando ho letto la mail ho detto ma boh. Allora l'ho chiamato e gli ho detto: senti Pierfelice, ma mi vuoi spiegare che cos'è sta roba qua? E lui mi ha detto: guarda, non sapendo come sbarcare il lunario in questo periodo qua, noi ti vendiamo 3 bottiglie, te le mandiamo a casa alle ore X, ci si collega tutti quanti, c'è il sommelier che ti dice apri la bottiglia numero 1, guarda e te la spiega, la 2, la 3, la 4, facciamo la degustazione online. Ecco, questo è un esempio di quanto questa piccola imprenditoria, grande imprenditoria, fa girare il 70% del PIL italiano, ciò nonostante, sia un qualche cosa che è in grado di inventare ancora oggi soluzioni che sono del tutto imprevedibili. Essere innovativi non vuol dire inventare un'attrezzatura informatica nuova, vuol dire mettere insieme quello che esiste oggi sul mercato, combinarlo in maniera diversa per proporre qualche cosa che è diverso rispetto a quello che si faceva in passato. Il rapporto con l'impresa, no? Perché di fatto con l'agente di commercio sono due attività imprenditoriali che si incontrano per provare a vincere insieme. Il rapporto dell'impresa in questi ultimi periodi è stato facilitato? Subisce delle maggiori tensioni? Il mondo dell'impresa, così come il nostro mondo, dopo il Covid è cambiato. Durante il Covid probabilmente c'è stata una umanizzazione dei rapporti che precedentemente venivano visti solamente in termini di numeri di vendita e di capacità di aumentare la clientela. Diciamo che oggi il rapporto con l'azienda forse è un po' meno teso. Tenete conto in ogni caso che il rapporto dualista tra agente e impresa è un rapporto di tipo economico, no? E quindi più l'azienda riesce a pagare meno un agente e più è contenta. È brutto da dire, però poi alla fine molte volte io sento parlare del meno c'è il fisso, più ci sono le provvigioni, è una tensione costante. Però è altrettanto vero che quelle aziende che non hanno rete vendita sono quelle che stanno peggio sul mercato. E quanto sarebbe importante anche per un agente una logica di filiera? Perché immagino che su una filiera un agente possa essere plurimandatario su molti aspetti della filiera, quando invece l'eccessivo particolarismo può creare dei problemi poi pratici di lavoro a un agente. Ma fuori onda stavamo, mi faceva una battuta, no? State diventando come i panda, sì, ce n'è sempre di meno. Sono, non so se sono messi peggio i panda o i koala, però... Vabbè, in ogni caso è una battuta che ha un fondo di verità. È una categoria che è passata da 350.000 persone di 20 anni fa a 230.000 di adesso. Però è altrettanto vero che il trend di crescita delle società di capitale di agenzia commerciale è un trend di crescita che conta 1.000-1.500 migliaia all'anno. Ora, voi mi insegnate che per fare una SRL banale normalmente ci vogliono almeno 2 soci.
Quindi il numero assoluto degli agenti di commercio, diciamo persone fisiche, che continuano a stare sul mercato sostanzialmente è molto prossimo a quello di 20 anni fa. I soggetti fisici e giuridici che invece se ne occupano stanno diventando di meno. Questo perché è necessario, perché le aziende chiedono maggiori servizi agli agenti di commercio, per stare sul mercato bisogna mettersi insieme vuol dire poter offrire servizi. Guardi, in passato l'agente di commercio vendeva prodotti italiani, oggi l'agente di commercio vende prodotti da tutto il mondo. Vendere prodotti da tutto il mondo vuol dire che se vendo prodotti che arrivano dalla Germania devo saper parlare anche il tedesco, o come minimo l'inglese. Quindi per dare questi tipi di approcci è necessario che ci siano imprese di intermediazione commerciale che siano imprese né più né meno come tante altre piccole imprese che si occupano di altro sul mercato. Di queste 230.000 persone quante donne ci sono? Una minoranza o adesso stanno crescendo? Allora, noi siamo prossimi al nostro congresso nazionale che terremo a Iesi, quindi arriveranno gli agenti di commercio da tutta Italia per discutere dei fatti nostri. Uno degli argomenti è proprio il mondo femminile. Il mondo femminile che nel nostro settore conta il 12%, bassissimo, nonostante il mondo femminile sia in grado di dare i migliori risultati rispetto al mondo maschile. Cioè è un paradosso, ma è più brava a vendere una donna di quanto lo sia un uomo. È evidente che in un contesto in cui le ore di lavoro che si contano al giorno sono dalle 12... A me sembra evidente questa cosa. Ma difatti io voglio dire sono fermamente convinto che le donne debbano avere un ruolo, ma non perché oggi non stanno nel settore del lavoro, ci stanno poco, ma perché sono brave e sono più brave degli uomini. Sembra evidente. Siamo in conclusione di questo momento, in realtà la diretta prosegue, ma passeremo la linea alla regia per una breve pillola di una delle interviste realizzate in questi angoli di Salone. Ti lascerei però 30 secondi, Antonello, per... Visto che hai una faccia simpatica, propositiva, ci parli bene delle cose, cioè veramente mi hai fatto quasi innamorare della professione, per distruggere quel luogo comune che la gente di commercio sa solo lamentarsi. La gente di commercio fa parte di quel mondo che è il mondo autonomo, è il mondo delle professioni dell'impresa. È difficile trovare qualcuno che fa parte di quel mondo lì che non si lamenti. Quindi la lamentela fa parte del bagaglio culturale di chiunque faccia questo il lavoro diciamo indipendente. Quindi c'è un po' di Bartali dentro. Sì, la maschera, guadagno poco, sono tante tasse, cioè, voglio dire, è ricorrente. Se non lo fai non ti danno il diploma alle scuole medie e quindi lo devi fare. Poi che ci siano lamentele vere e proprie, vi devo dire che, vi do un dato solo. Il calo degli agenti di commercio non corrisponde al calo dei contributi versati alle Nasarco, cioè i contributi versati alle Nasarco aumentano nonostante calino gli agenti di commercio. Cosa vuol dire? Che quelli che ci sono guadagnano molto di più. Morale della favola, se parlo della massa devo dire smettete di lamentarvi perché state guadagnando più di prima. Se dico una cosa del genere e non l'ho detta, mi tirano le pietre, perché non, certo, è da dire, non è da dire, quindi stanno male, forse. Allora, visto che non è da dire, Antonio, noi ti salutiamo e ti ringraziamo di aver aperto con noi.